All'ottava edizione dell'ITF V60 di Cordenons abbiamo il piacere di avere qui con noi le vincitrici del tabellone di doppio, Angelica Moratelli e Camilla Rosatello. Ma soprattutto ci stiamo chiedendo, ma siete le Moratellis o le Rosatellos? Beh, già che lo dicano giusto è un gran passo avanti. Solitamente fanno sempre un mix tipo Moratello, Rosatelli e quindi... Però non so, non ci abbiamo mai pensato. Ci hanno chiesto se siamo le nuove Chickies, però dobbiamo trovarci qualcosina di nuovo e di divertente, dobbiamo pensarci. Battute a parte, veniamo a questa finale odierna. Che gara, che partita è stata? Insomma, abbiamo visto una partenza un po' diesel, poi avete, insomma, siete salite in cattedra. Altalenante penso possa rendere l'idea. Sì, dai, in salita. No, loro sono partite molto bene, questa cosa noi ci ha colto un po' di sorpresa, non eravamo molto nel ritmo, eravamo un po' infastidite comunque dal tempo, e però loro c'è da dire insomma che hanno giocato in maniera strepitosa e bisogna darne atto. Poi siamo riuscite a ingranare un po' di più la marcia, a cambiare due o tre cose e siamo entrate nel nostro ritmo. Camilla, per te insomma hai rotto finalmente il ghiaccio, no? Qua con una vittoria a Cordenons. Sì, finalmente. Vabbè, è solo 2 anni che gioco questo torneo e sono molto felice di come è andata quest'anno. E sicuramente è stata una finale non semplice, io ho iniziato, devo essere sincera, lei ha iniziato molto meglio di me, io facevo molta fatica a rispondere, però ci siamo messe lì anche parlando, provando a trovare soluzioni e sono molto contenta di essere uscita fuori da una situazione buia, grazie anche ad Angie, e sono molto felice di aver vinto questo titolo. Tra l'altro la particolarità che una delle avversarie di oggi era la compagna con la quale tu hai trionfato l'anno scorso, nel 2022. Sì, sono dispiaciuta ovviamente per non aver giocato con lei, è ovvio in quest'anno qua stiamo provando a giocare spesso io e Camilla assieme, ci troviamo particolarmente bene, quindi questa cosa è da provare a tirare avanti il più possibile e migliorare, comunque perché abbiamo ancora secondo me dei margini di miglioramento e ci teniamo, però sono contenta anche per Eva perché denota insomma il fatto che eravamo un'ottima coppia l'anno scorso, lo siamo stati e comunque anche quest'anno abbiamo fatto vedere che insomma possiamo giocare bene anche separate. Beh, aggiungo io che voi avete intanto fatto finale a Palermo in un WTA 250 e magari non quest'anno, ma chi lo sa, da adesso a fine stagione insomma accumulate molti punti, potreste andare a sognare di partecipare all'Australian Open 2024. Sì, diciamo che quello è un po' l'obiettivo che ci siamo messi. Abbiamo provato un po' all'ultimo per US Open, ma era ovviamente infattibile. E, però assolutamente è un nostro obiettivo, ci teniamo molto a provare a raggiungere questo obiettivo, anche perché abbiamo pochi punti da difendere da qua fino a fine anno e quindi vogliamo investire tanto sotto questo punto di vista. Io direi, per chiudere la chiosa, state cercando... insomma, di creare qualche grattacapo alla capitana Tatiana Garbin per le fasi finali di Billie Jean Cup dal 7 al 12 novembre a Siviglia. Insomma, credo che possa essere una coppia assolutamente spendibile, no? In questo contesto. Quelle sono scelte, noi di certo che proviamo a dare il meglio di noi stesse quando possiamo giocare il singolo match, quindi quello in realtà è il nostro obiettivo per poi comunque andare a prendere i nostri obiettivi che sono quelli durante la stagione, poi chissà, vediamo. Ringraziamo Angelica Moratelli e Camilla Rosatello, vincitrici dell'ottava edizione del tabellone di doppio dell'ITF V60 di Cordenons, e vi diamo l'appuntamento alle prossime interviste.